sentimenti nascosti. Spero che quel Garner porti la lettera a Margaret il prima possibile. Ammetto di essere un po' preoccupato per lei. Quale sarà l'uomo che le cingerà i fianchi per tenerla ferma mentre urla? Saprà farlo? È vero. È vero. È vero. Vero. Ho aiutato i miei fratelli a trasportare i mobili durante i traslochi, anche se nessuno di loro mi ha mai dimostrato affetto. Un banale difetto fisico. Ma perché sono pazzo? È forse la forma della mia mascella a spaventarti? Un banale difetto fisico. Leggi sbeffeggio nei miei occhi. Sono e sono sempre stato molto tranquillo, molto spaventosamente tranquillo. E se Dio sapesse di te, sarebbe al tuo fianco. Ho studiato e seguito i precetti di mio padre, il pastore Kader, pur odiando i preti. Ma quando sei grande poi, cosa fai? Fui a volere quell'incontro. Li avevo conosciuti tutti per caso. Eravamo in una riunione alla pensione di Mary Charrett. Butter ossessionato. Ossessionato? Ho giurato fedeltà alla mia patria. Non dispiacerti se mai accadrà, perché anche tu stai crescendo. Ho affinato le mie qualità nel corso della guerra. La determinazione e la calma mi sono sempre state utili in Florida, quando combattevo per una ragione. Non ho mai preso davvero a cuore la situazione dei sudisti. 2 anni di vita e di soldi buttati per chi ora non ricorda come amavo gli abbracci. Cancella dal tuo vocabolario la parola tranquillità. Questi sono i giorni del dolore. È un impegno perverso per riacquistare controllo o per perderlo completamente. In ogni caso, non fui troppo dispiaciuto della cosa. Decidere. Decidere! Non ho paura! Il calore di quelle persone cambieranno la loro vita in quello che hanno sempre voluto. Io non ho paura. Sono calmo. In un occhio per ogni singola parola scritta e il vostro sorriso stampato su quelle ignobili labbra. Non mi sono perso nei sensi di colpa. Nessuno può negare che fossi il più lucido di tutta la compagnia. E questo è il comportamento di un pazzo. Cosciente di ciò che ti aspetta.
Dentro di me mi aspettavo di morire in battaglia. Booth invece si faceva prendere dall'euforia ogni volta che vedeva la sua preda. Non guardarti intorno per cercare aiuto. Comprensione? Amicizia? Forse, quando alzerò la testa, il resto sarà completamente distrutto. In bocca mi rimarrebbe comunque uno spiacevole sapore di guerra, ma non importa, no. Questa notte sarò solo, in una stanza che non è la mia. Appeso da un terrificante mostro dalle mille braccia, ed ecco, scopri che questo non è il mondo dove hai vissuto finora, che qui, no, tu non sai come funzionano le cose. Cresci da solo, fai i tuoi errori. Seward. Avevo un naso prorompente e il cravattino perennemente storto. Se proprio si deve indossare, che almeno si faccia per bene. Ripeteva ansioso a sua moglie i discorsi da fare il giorno dopo. Secondo piano, prima finestra destra. Non mi sono mai fatto trascinare dall'eccitazione del momento. Avanti e cadrà nell'oblio.